Una tranquilla serata estiva di due giovanissimi quasi coetanei, 18 e 20 anni, che si è trasformata in tragedia. Quello schianto violento in via Colle delle Api all'incrocio con via Ferro e la morte di Gianmarco Di Vico, 20 anni, che con il suo amico Mario era a bordo dello scooter. La tragedia è accaduta ieri sera a Campobasso poco dopo le 21.30. Gianmarco viaggiava verso il Decathlon quando la Ford Focus ha girato verso via Ferro, inevitabile l'impatto. Coinvolta anche una Fiat Punto che si stava immettendo su via Colle delle Api. Gianmarco è stato scaraventato violentemente a terra, esanime, ferito l'amico che ha subito la frattura del ginocchio e della caviglia ed è stato formalmente indagato per omicidio stradale l'automobilista alla guida della station wagon. Sul posto la polizia stradale, che supportata dai carabinieri, ha effettuato i rilievi e sta procedendo alla formalizzazione del fascicolo a carico dell'operaio che pare stesse andando al lavoro proprio al pastificio di via Ferro. Stando alle prime ipotesi, non si sarebbe accorto dello scooter che arrivava dalla parte opposta della carreggiata e avrebbe svoltato, travolgendolo. La notizia della morte di Gianmarco, molto conosciuto in città, si è diffusa nel giro di poco tempo. Decine di persone sono accorse ieri sera in contrada Colle delle Api per sostenere la famiglia straziata dal dolore al cospetto del corpo senza vita del ragazzo, giovane, pieno di vita e con tante belle speranze. Certo è che quella di contrada Colle delle Api è una strada che fa paura, un rettilineo che si allarga fino anche a tre corsie dove tutti i mezzi procedono a velocità sostenuta. Non esistono rallentatori né rotatorie in una città che ne conta bizzeffe.